Salvini, guarda questa piazza, studiala bene, porta rispetto. Chi sta qui paga con una giornata di lavoro, ha scelto di essere qui a chiedere risposte. Chi sta qui non fa weekend lunghi, molti di loro lavorano il sabato, la domenica, perché garantiscono i servizi. E io penso che questa giornata sia la risposta più bella, più forte, più intelligente, più ferma che potevamo dare a chi ha pensato di precettare e di mettere in discussione il diritto di sciopero. Vorrei dirlo con chiarezza, perché questo è un vero e proprio attacco alla democrazia. Il diritto allo sciopero è un diritto sacrosanto per lavoratrici e lavoratori che nessuno mette e metterà in discussione. È altrettanto sacrosanto il diritto al lavoro, alla salute, allo studio, alla mobilità per milioni di italiani che hanno diritto di prendere i mezzi pubblici, i treni, gli autobus, le metropolitane. Quindi oggi c'è un diritto allo sciopero esercitato dalle 9 alle 13 ed è giusto che chi ritiene di aderire abbia aderito, ma sono orgoglioso del Ministro dei Trasporti che oggi 20 milioni di italiani possano muoversi liberamente per il Paese, perché il diritto allo sciopero di una minoranza non può ledere il diritto alla mobilità di una maggioranza. Le sfide globali sulle quali le nostre nazioni possono trovare ulteriori ambiti di cooperazione bilaterale, anche insomma per il ruolo che abbiamo con il Mar Adriatico, con il Mediterraneo, anche in trilaterale con la Slovenia. Io ho incontrato il primo ministro Golob a Roma proprio qualche giorno fa. Abbiamo convenuto che Italia e Croazia possano e debbano lavorare insieme sempre più intensamente, sempre più in modo sinergico. La votazione è chiusa. Presenti 246, votanti 212, astenuti 34, favorevoli 159, contrari 53. La Camera approva. Ha politiche che tutelano i nostri prodotti, che contrastano quelle che sono tentativi di divaricare il rapporto da sempre c'è tra uomo, natura e lavoro e farli diventare un'altra cosa. Noi crediamo di poter convincere anche l'Unione Europea che questa sia la strada giusta e crediamo che altre nazioni seguiranno l'esempio dell'Italia e oggi è all'avanguardia in questo senso. Ministro.